ben ritrovati al nostro doppio appuntamento settimanale. Ieri abbiamo parlato di sanità, oggi parliamo di scuola, come vi abbiamo già preannunciato anche nel corso dei nostri telegiornali e sui social. La scuola ovviamente ai giorni nostri, per quello che sta succedendo, quello che è successo da due anni a sta parte, passando attraverso le varie fasi del coronavirus. Come ha fronteggiato e come ha combattuto la scuola da un punto di vista della scuola stessa ma anche delle istituzioni. Allora salutiamo subito le nostre due ospiti, innanzitutto salutiamo e ringraziamo dopo tantissimi anni di ritorno qui in diretta personalmente a Tele Ischia la dottoressa Chiara Conti, buonasera, ci diamo del tu perché ormai sono vent'anni, sì, quindi ci conosciamo, e vediamo tutte queste manfrine del certo, lei, del voi eccetera. Certo. Allora poi dopo chi non la conosce snoccioleremo tutto il curriculum vitae di Chiara Conti da Forio 1 arrivando poi alla Maiuri, passando per le elezioni, il coordinamento isolano delle scuole, ne abbiamo di cose da raccontare. Dall'altra parte del mare, bello mosso oggi tra l'altro, abbiamo un punto di vista, un riferimento regionale e abbiamo scelto un consigliere che fa parte della sesta commissione regionale istruzione e cultura, Maria Muscarà, che i nostri telespettatori hanno già imparato a conoscere perché ci siamo già interfacciati diverse volte. Buonasera Maria, ben ritrovata in diretta a Ischia. Buonasera a voi. Allora io, se lei mi consente, partirei proprio da lei perché mi piace partire da un punto di vista istituzionale. La Regione, noi stiamo seguendo settimana dopo settimana gli interventi del Presidente De Luca anche per quanto riguarda la scuola, rafforzati dall'assessore Lucia Fortini, ma tutto questo ovviamente non può andare avanti con l'esecutivo, immagino, a prescindere dal Consiglio, quindi anche dalla stessa Commissione che è presieduta, lo ricordiamo, dal consigliere Bruna Fiola, di cui lei fa parte. Quanto in queste settimane di coronavirus, dal secondo mandato, la Commissione regionale è stata interessata ed è intervenuta a supporto o a correzione di interventi della Giunta sulle questioni che riguardavano la scuola per il coronavirus? Vi do una brutta notizia, a dire la verità, nel senso che la Commissione, della quale io faccio parte, non si occupa delle azioni della Giunta tanto da poterle correggere o da poterle modificare in questo senso qui. Cioè, nella Commissione arrivano proposte progettuali, proposte di legge, ma che riguardano la formazione e l'istruzione. E la Giunta invece, in questo caso De Luca, in maniera anche autoritaria, che decide sulle aperture o no delle scuole, avvalendosi per queste decisioni che sono sicuramente uniche in Italia, tant'è vero che il TAR si è espresso anche in maniera molto dura recentemente per le chiusure dell'anno scorso, decide da sé, non ha bisogno del passaggio in consiglio. D'altra parte la commissione è una commissione presieduta dalla maggioranza del PD, quindi figuriamoci un pochettino se mai potrebbero arrivare note dissonanti rispetto alla decisione che ha preso De Luca. Quindi non c'entra assolutamente nulla. Io la vicenda della DAMDE, della chiusura delle scuole, l'ho seguita grazie nell'anno scorso, grazie alla collaborazione con tre entità, chiamiamole così, diverse. Una è Vodacons di Salerno, insieme abbiamo cercato e studiato tutta una serie di documenti. Altre è un'associazione genitori non DAD, entrambi hanno poi fatto separatamente il ricorso al TAR sulle decisioni di Luca e il ricorso che ha vinto, tant'è vero che la paventata il ritorno alla DAD, De Luca non l'ha deciso ancora, non lo può decidere, meno che mai la chiusura dell'8 dicembre, così come aveva detto, infatti l'ha portata nella conferenza Stato-Regioni, perché ha compreso perfettamente che non poteva più decidere da solo dopo la sentenza del TAR. Muscarà, mi perdoni, io a questo punto comprendo di aver azzardato la domanda, però gliela ribalto la situazione un po' più sul personale. Allora, in merito al suo ruolo all'interno della Commissione, insieme ai colleghi della Commissione stessa, avete quindi avanzato comunque delle proposte che siano state più o meno discusse, che seguissero l'iter della scuola in Campania o che dessero dei correttivi?
Io l'ho fatto al di fuori della commissione, le ripeto perché la commissione non ha questo ruolo. L'ho fatto come consigliera attraverso una serie di atti, interrogazioni, interlocuzioni personali, ricerca di documenti per costruire poi tutto quello che è servito al TAR per poter decidere. Ma tanto che negli anni scorsi è stata messa anche in dubbio la scelta del ruolo scientifico che aveva la commissione a cui De Luca faceva riferimento per poter prendere poi queste decisioni. Argomento ormai superato, perché si è capito che lui da solo non può prendere nessun tipo di decisione rispetto alla struttura delle scuole. Mi sembra di capire che lei abbia assunto sicuramente una posizione contraria alla realizzazione della DAD e adesso, come diceva, la paventata ipotesi di una chiusura ancorché precauzionale, come annunciava, mi pare, Bonavitacola in senno alla conferenza Stato-Regioni, di una ipotetica chiusura dal 6 o 8 dicembre delle scuole per 15 giorni per salvare il Natale, poteva essere una soluzione intermedia per arginare questo fenomeno che si sta ormai diffondendo sull'isola d'Ischia, ma anche abbiamo visto quello che sta accadendo con la nuova variante di importazione africana che sta coinvolgendo un po' il casertano e che speriamo non arrivi ad allagare anche le scuole del napoletano. Quindi da questo punto di vista lei che cosa si sente di poter dire o fare dal suo ruolo istituzionale, ma poi anche come mamma, immagino? Mamma di ormai, io spererei nonna, e non mi fanno diventare nonna, a dire la verità, perché le mie figlie sono più che adulte, però non prendiamo questa posizione. Io avrei sperato, ma naturalmente non è un compito che poteva svolgere soltanto la regione, non poteva svolgere da solo il comune, e che il governo avrebbe dovuto in maniera armoniosa svolgere insieme agli altri enti, senza lasciare le scuole, i genitori e i presidi abbandonati a se stessi, così come è successo. Questo anno di sosta, diciamo, che comunque c'è stato, doveva essere utile per rimettere a posto, ma in maniera seria, quelle scuole che hanno solo il nome di scuola, solo il cartello fuori, ma in effetti poi non rispondono ai requisiti di una scuola. Si sarebbe dovuto cercare di spendere per le scuole affinché il lavoro fatto poi ricadesse positivamente su tutti gli anni a venire. Questa cosa non c'è stata, per cui il comune ha fatto solo, la regione ha chiuso, nel caso particolare da Campania, il governo ha fatto tutt'altro. Abbiamo perso un'occasione importantissima per mettere, anche per progettare soltanto, perché avremmo potuto progettare anche in funzione dei tanti soldi che arriveranno, per far sì che la scuola campana, napoletana, finalmente sia luogo di piacevolezza, luogo accogliente, e che sia bello anche entrarci e starci, che sia anche comodo, perché vabbè, insomma, abbiamo numerosi esempi di scuole napoletane nelle quali poco c'è di scuola e molto di appartamento. Qui comunque abbiamo un esponente che tutti i giorni fa scuola e si divide, non so come faccia fisicamente, ne ha ancora la forza, viva Dio, tra Foligno. Gli insegnanti sono di ferro. Ma anche le dirigenti, poi soprattutto quelle donne, le raccomando. Presidi, chiamiamo, a me piace presidi, ancora presidi. Si chiamiamola alla vecchia maniera che mi piace di più. Ecco, la dottoressa Conti che abbiamo qui, che si divide tra Forio e la Maiuri, io penso che la sentivo un po', come dire, commentare, forse i telespettatori avevano anche sentito un sottofondo le sue affermazioni. Allora le faccio ascoltare che cosa pensa Chiara Conti sulle cose che lei diceva, sugli argomenti, in modo tale che possiamo dare un minimo di dibattito, seppure a distanza, sì. Poi lei ovviamente potrà dire la sua, vediamo così di tirare fuori una sintesi che venga fuori per il meglio. Chiara, prego. Sì, no, dicevo che non è importante proprio come parte istituzionale non confondere i ruoli. La regione si occupa di determinate questioni, il comune di altre, la città metropolitana di altre ancora.
il problema scuola al sud ha un atavico, vecchio, vecchissimo problema. I locali scolastici, le strutture scolastiche che non sono a norma. Purtroppo il decreto legislativo 81 ha buttato tutto sulle spalle dei dirigenti. I dirigenti, se non stanno attenti, sono condannati. Il 30 ottobre, prima della pandemia, perché io divido la vita ormai prima della pandemia e dopo la pandemia. Avanti Cristo e dopo Cristo. Bravo, avanti Cristo, come facevamo a scuola. Avanti Cristo e dopo Cristo abbiamo organizzato una manifestazione nazionale a Roma che non ha sortito alcun risultato. Insomma, andiamo avanti con le autorizzazioni provvisorie annuali. Come sempre. A Napoli nessuna scuola ha il certificato antisismico, non ne parliamo di quell'antincendio, non ne parliamo di proprio dove tantissimi si fa scuola perché i dirigenti, presidi, direttori didattici vogliono che si faccia scuola, con una grande responsabilità e con un grande lavoro. Sicuramente un anno per rimettere a posto, anche con i soldi della UE, che ancora non arriva, quindi è inutile che parliamo. Ci stanno facendo sentire solo il profumo. Sì, sentiamo solo l'odore, ma per risolvere i problemi di Napoli non poteva bastare un anno, anche perché soltanto per fare un riassetto di tutta la situazione occorrono. Io a Manfredi, in campagna elettorale, gli ho detto: secondo me tu non devi pensare a fare grandissimi progetti di ristrutturazione, ma devi creare per ogni municipalità un grosso staff di idraulico, muratori, elettricisti, proprio terra a terra, una cosa di questo genere, che però abbiano il rubinetto, la valvola, pur con la roba. Ci vuole anche il materiale. Ci vuole anche il materiale, che certo. Viene certo. L'elettricista e poi ti dice. Volevo sentire la Muscarà su questa cosa, perché mi interessa la storia del PNRR, così come questa sigla che ci fa. PNNR. Due R, io ne dico sempre tre, non so perché. Oltre alla resilienza, chissà che cos'altro mi aspetterei. Ma non è arrivato niente ancora. Visto che c'è stato anche questo grosso incontro a Carfagna, Di Maio, un po' di ministri che sono venuti a spiegare diverse cose, dal suo punto di vista, Muscarà, ma anche politico, ecco, del gruppo che lei, di cui lei fa parte, ecco, questi fondi per il sud e soprattutto per le scuole ci saranno, serviranno, basteranno? Allora, guardi, per quello che riguarda l'ambito regionale, noi abbiamo chiesto da subito a De Luca quali fossero i progetti regionali che lui aveva presentato al governo e che potevano essere finanziati col PNRR. Rispetto a questa cosa, ahimè, non abbiamo avuto nessuna risposta ancora, se non le linee guida generali, per cui sai gli argomenti macroscopici, ma certamente non ci interessava quello, ma ci interessava entrare nello specifico del progetto effettuato. Tant'è vero che per alcune cose lo sto facendo proprio in maniera individuando proprio l'ambito. Per esempio, per la mobilità sostenibile ho fatto una richiesta direttamente alla DG per conoscere quali sono i progetti legati a questa cosa. Quindi in linea non abbiamo conoscenza di quello che De Luca ha presentato al governo. Io parlavo prima che l'accordo, al di là degli ambiti regione, comune, città metropolitana, che naturalmente lavorano ognuno per la propria competenza, era necessario che l'azione fosse concordata con tutti, il progetto concordato con tutti, in modo da presentare al governo un progetto serio, presentarlo in tempo, perché la paura che adesso c'è è quella di rincorrere questi progetti e di rincorrere questi soldi, ma i soldi non ci stanno se non c'è il progetto, se non c'è il progetto che è stato anche approvato. Voi ricordate che la cifra che il Sud doveva avere, secondo le indicazioni europee, doveva essere quasi il 70% dei fondi. Adesso riusciremo ad avere il 34%,
E il mio timore è che invece di portare quell'innovazione, quello sviluppo che i fondi auspicavano, aspetti un attimo che qua c'è un sistema di luci. Si è spenta la luce all'improvviso, sentivamo No, la voce della dottoressa. questo Eccola poi qui. ne parliamo quando È abbiamo un 5 risparmio minuti. Questo è il sistema energetico. intelligente di spengimento di luci per l'economia delle luci del Consiglio, per cui queste luci sono accese dalla mattina alle 8 e non ci sono interruttori e non si riescono a spegnere e poi rimangono accese fino a tardi. Però naturalmente c'è bisogno sempre della persona all'interno. Quindi se stai fermo al computer, ora la luce si spegne. Devi Quindi andare indietro, muovere e poi accendere. Però mattina sono accese le luci. recuperiamo allora questo ragionamento. Io volevo però entrare, se mi consentite, entrambe sul ragionamento de quo, perché la nostra preoccupazione oggi è il coronavirus, come lo è ormai purtroppo da un paio d'anni. Stiamo cercando di farcene una ragione, sperando di uscire da questo incubo il prima possibile. Però intanto combattiamo, andiamo avanti, abbiamo visto tempi peggiori, speriamo che non ritornino. E quindi speriamo di guardare oltre la luce, oltre il tunnel. Allora mi chiedo, visto che le scuole, come dicevo, tornano ad essere interessate da casi, e noi ce l'abbiamo a Serrata Fontana con 15 positivi e le scuole Ce l'abbiamo chiuse, dovunque. tra l'altro, e poi dopo mi dirai un po' la mappatura sul territorio isolano. Ti dico. Allora la domanda è, Buscarà, secondo lei in questi 2 anni le scuole, a fronte di tutte le prerogative, i presupposti, le classi pollaio, le chiusure, le aperture, i numeri, tutto quello che bisogna fare dal punto di vista strutturale ed organizzativo, il personale, la scuola in Campania e a Napoli ha retto l'onda d'urto di questi 2 anni? Come ha fatto ad andare oltre quando si andava a scuola e non si stava con le DAD a distanza? Cioè, possiamo fare un plauso veramente a questi dirigenti, a questi professori, sono riusciti Solo ad a andare loro, oltre? ma solo a loro, perché se la scuola è rimasta aperta e se la DAD ha funzionato, nonostante la freddezza di questo mezzo, e grazie a chi, anche senza avendo una conoscenza dello strumento informatico così forte e importante, è riuscito in poco tempo a creare quel rapporto tale che attraverso il computer diventasse come l'insegnamento attivo. Sicuramente soltanto grazie a loro, anche perché non ho capito che tipo di aiuti hanno avuto oltre questo. Null'altro, hanno avuto semplicemente l'indicazione di fare o in un modo o in un altro, ma nulla è cambiato all'interno delle No, non scuole e abbiamo nulla è capito. cambiato all'interno della strutturazione informatica. Io veramente credo che fare il preside di una scuola e trovarsi la mattina ogni volta a gestire un'emergenza come se come un pompiere è veramente un'opera meritoria e dobbiamo ringraziare naturalmente quelli che sono riusciti a tenere aperte le scuole. Quindi, l'ultima cosa, perché vorrei non trattenerla troppo oltre, visto che abbiamo le nostre giornate che sono diventate lunghissime di lavoro, io la ringrazio per averci atteso anche a quest'ora. Allora, quali sono i suoi prossimi appuntamenti di natura istituzionale e personale sul fronte istruzione e scuola? Ah, sul Dell'istruzione. fronte istruzione ho un progetto che stiamo elaborando e che spero vivamente di riuscire a portare a termine. Ve lo spiego molto rapidamente. La formazione non è soltanto quella scolastica, la formazione è quella che viene anche per i ragazzi che escono fuori dal circuito scolastico. Oppure che seppur partecipando non riescono a trarre il beneficio che si vorrebbe. Insieme alla piattaforma Rousseau negli anni scorsi, quando funzionava, che naturalmente aveva proprio questo rapporto innovativo che si creava attraverso la rete e che anche a me ha insegnato, insomma, insegnato un po' di cose, stiamo cercando di elaborare, no, perché già elaborato, stiamo tentando di realizzare un progetto che si chiama Wow e che consente a ragazzi giovani o anche meno giovani, usciti comunque ormai fuori dal circuito dell'istruzione, di attivare e attivarsi
per la realizzazione dei fondi europei, per la progettualità dei fondi europei. Io già 4 anni fa in Consiglio regionale organizzai insieme ad alcuni europarlamentari che avevano fornito la strumentazione e anche le conoscenze e gli studi dei corsi per europrogettisti, per insegnare proprio come elaborare un progetto, come sistemarlo nella maniera giusta, perché l'Europa da questo punto di vista è abbastanza severo. L'handicap per la lingua inglese, perché devi naturalmente farlo in inglese. Invece questo progetto che adesso faremo, lo presenteremo a Scampia tra poco, consente alla creatività dei ragazzi o dei giovani di entrare in campo e di imparare un metodo per far sì che quella creatività si possa trasformare poi in un fatto. Quindi supera lo schema rigido del come presenta un progetto, ma diventa un po' di più e diventa come la tua creatività riesce, una volta che hai imparato il metodo qual è, riesce a concretizzarsi e a diventare magari anche lavoro. Questo è il prossimo progetto, ne ho parlato in ascensore velocemente anche con l'assessore alla formazione, mi è sembrato che la cosa le interessasse, ma al di là di questo lo farò anche senza Allora la noi aspettiamo l'appuntamento e il momento di incontro con la stampa e saremo sicuramente presenti con il nostro buon Marco Altore per venire anche a vedere, con piacere, a toccare con mano questa iniziativa. Io intanto la ringrazio e ci sentiamo sicuramente in una prossima occasione. Grazie e buon lavoro al consigliere Maria Muscarà per questo suo intervento nella nostra trasmissione. Buonasera. Grazie, saluti anche alla preside mia vicina di casa praticamente. Grazie. Arrivederci, tanti auguri. Perfetto. E okay. In bocca al lupo. Grazie, buonasera. Allora, noi abbiamo un bel bottino di minuti da spendere tra di noi. Allora, veniamo, non a caso dietro abbiamo scritto l'isola, adesso torniamo un attimo sull'isola, perché credo che la cosa più interessante che la gente voglia sentire adesso è come sta realmente la situazione nelle scuole dell'isola di Ischia. Io ribalterei il problema, cioè prima di chiederti come sull'isola di Ischia le scuole hanno retto l'urto e fronteggiato le varie esigenze, questo lo diremo dopo. Adesso il dato che più ci preme, non per fare assolutamente quel gossip, eccetera, ma per dire le cose come stanno, perché noi vogliamo andare proprio con i dati alla mano. I casi, se è possibile, annotarli ad oggi, ovvero oggi quanto la scuola dell'isola di Ischia è stata invasa dal coronavirus. Per quanto ti costa adesso dal tuo ruolo della dirigenza del Forio 1 e dell'ambito. Ecco, se vuoi partire allora, proprio da Forio 1 così sgombriamo il campo. Sicuramente tutta l'isola è stata ha ripreso questa situazione di casi. Sicuramente, come si è capito dalla informazione nazionale, i casi sono per i bambini piccoli. Quindi, mentre l'anno scorso era la scuola superiore, i ragazzi delle scuole superiori e un po' della terza media anche, che ci hanno visto proprio, e io ribadisco che Napoli l'ha salvata De Luca. Inutile, non mi piacciono le cose, io non sono una che lo sai, mi conosci, eccetera. Ma con la situazione che avevamo negli ospedali, con lo sforzo enorme di tutto il personale che non ce la faceva e non ce la fa, vabbè? Se in quell'onda d'urto dove i docenti non erano vaccinati, i genitori non erano vaccinati, i ragazzi non erano vaccinati, sarebbe successa una strage. Quindi io ringrazio ogni giorno dell'esistenza San Vincenzo De Luca, San Vincenzo lo sceriffo. Adesso però il vaccino c'è, con, è obbligatorio. Allora, con la Fortini che non ci ha lasciato mai soli. Certo. Quando si è visto mai, perdonatemi, che il presidente di una regione ha comprato i termoscanner e ci ha dato 3.000 euro a tutte le scuole della regione Campania?
Cioè, voglio dire, poi bisogna stare con i piedi per terra. Le scuole fanno schifo, ma mica perché fanno schifo da un anno o da 5 anni quando c'è De Luca. Quando mai c'era la mia carissima amica di Forza Italia, Valentina Prea, che è stato sottosegretario, che diceva, Chiara, non ti frusciare proprio, la scuola è un argomento di nicchia, se ne parla nelle lezioni e dopo mai più. Perché nessuno se ne frega niente della scuola. Che bella prospettiva. Eh sì. Quando, sei ritrovata poi con questa quando cosa? Quando un consigliere comunale ti dice a boh, chi le danno vogliono, non votano. E tu capisci in 30 anni di vita che io ho dedicato alla scuola, non solo alla scuola di Forio. Io certo. Sono stata alla Gabelli di Napoli, sono stata a Pianura, sono andata a fare il Barnard delle scuole, perché così là mi mandano le scuole più terribili. Scusami, oggi al Maiuri cosa fai? A Maiuri io sto cercando di salvarla. Lo dicevi prima, quindi voglio dire... Sto cercando di salvarla contro tutti, perché se ma non che problemi ha? Non hai locali. Ah, ecco, la prima cosa. Samrinan Walaz e la scuola primaria, la scuola dell'infanzia sta sotto la chiesa dell'Immacolata, nel famoso plesso ruotolo dedicato alla scomparsa della grande, della mamma di Clemente. Scusate, ma io ve lo vorrei far vedere. Beh, poi allora tu... Vai e chiedi un polifunzionale chiuso da 4 anni, meraviglioso, su cui hanno speso oltre 700-800 mila euro di ristrutturarlo e poi ci mancavano 4 mila euro per fare l'attacco della luce e dell'acqua. E sta così. Ma torniamo per un attimo, chiudiamo il ciclo sull'isola Ischia. Allora, perché non dimentichiamo che, come dicevamo prima in queste ore, stiamo contando i 15 casi di Serrara Fontana, per cui... Il sindaco di Seneiacono ha chiuso le scuole almeno fino a sabato. Non dimenticare che io, all'insorgere immediato del decreto legislativo del 6 novembre, ho chiuso la scuola da sola, nell'assoluta paura di fare qualcosa più grande di me. Anche l'ANSA mi ha chiamato, sono stata la prima, un altro poco di tutta Italia. Perché? Perché avevo 10 casi Forio. Singoli in 10 classi diverse. In questo caso che cosa succede? Perché prima hanno detto 3 casi si chiude, caso si chiude. Non ne parliamo. Siamo andati avanti e indietro. Secondo me io rimpiango al Ministero i vecchi dirigenti che mo se ne sono andati tutti in pensione. E sarà terribile la cosa perché c'è... Il fai da te che è venuto fuori, e non lo dico io, l'abbiamo visto in queste ma ore. Lo dice l'ANP, lo dicono tutti i sindacati, tu prima dici una cosa, poi non dici un'altra e poi non dici un'altra ancora. Se tu mi chiedi fino in fondo, io mica l'hai capito fatto. Tu stamattina Rai 1 dice, dal 6 Green Pass obbligato. Rinforzato. E quelli che se ne hanno fatti 2, se lo devono fare per forza 3. Non si capisce in due decreti. Io il terzo me lo sono fatto. Io pure già. Quindi stiamo a posto. Io l'ho fatto il 6, no, l'11 novembre. Quindi sono... Tre dosi. Sai, quindi dicevi 10 casi. 10 casi. Quindi 10 classi. 10 classi. A quel punto io ho chiuso. Con tutto quello che ne consegue poi. Gli insegnanti, il personale non docente. Tutto quello che tutta la giostra che tutto è venuta. Tutto a balzo fiore. 450 euro a chiuso. Casa. In attesa... Quindi stiamo parlando di, per parlare con la lingua vecchia, elementari? Prima. Nella fascia 6-10. Quella prima, 6-10. Adesso siamo scesi. Infanzia. Mentre De Luca l'anno scorso ci ha fatto venire a scuola l'infanzia, la primaria e gli alunni di A, adesso c'è un'inversione. Perché... Chiaramente tutti quelli più grandi sono tutti vaccinati e quindi l'insorgenza è minore. Non a caso oggi si parlava di autorizzazione finalmente del vaccino dai 5 anni in su. E infatti l'hanno fatto.
Però è tardi. Intanto, che però si fa? Noi inseguiamo, come sempre, inseguiamo. Io sto collaborando con solo Ursula e mi diverto perché sto facendo i corsi sugli alunni di A, dove la legge è partita nel 1917, legge 517, 1977. Cioè, legge 104, 92. Prima che l'attuammo noi queste leggi, passeranno anni, eh? Vi parlo di un famoso psicologo morto, sì, nel 99, cioè, capito? È assurdo. Sì. Siamo lenti, purtroppo siamo lenti perché partiamo da una situazione che chiaramente contestano tutti, le procedure e la burocrazia e le cose. Le scuole si stanno tirando fuori da tutti i ponni, da tutto, certo, il progettificio. Come fai? Perché tu non te lo puoi immaginare neanche. No, ma tutto quello che ci chiedono, la nomina scannerizzata, mandata, il controllo, il protocollo, cioè, la burocrazia che non immagino. Una proprio. Burocrazia, perché hanno imbrugliato, ovviamente l'Europa ha sempre ragione, perché c'è stato chi ha fatto finta di fare i PON e poi carte in mano non ha fatto niente. Senti, tornando ai di... casi, quindi sì. I casi ci sono, continuano. Io adesso ho Baiolo, continuo, ho classi, diciamo così, a macchia di leopardo. Chiaramente io ti dico, sempre come ambito eccetera, ho chiesto un attimo di controllo agli organi competenti. Che tipo di controllo? Io ho fatto una lettera al sindaco e all'ASL dicendo, senza aver paura di essere sconfermata, che noi chiudiamo le scuole, è inutile, perché alcune mamme portano i figli in palestra, a fare danza, a fare calcio, nonostante stanno in quarantena. Noi da questa storia non usciamo. Certo, io ieri sono stata... Ma come la giudichi tu? Leggerezza o superficialità? Stavo per dire un'altra parola che comincia con la S, ma non la posso dire che sia in televisione. Però voglio dire, ma scusami, ma uno che manda un bambino, cioè la scuola no, perché tu manda il figlio a scuola la mattina e poi se lo corre a prendere alle 10 perché si è fatto il vaccino ed è risultata positiva, e la mattina manda, perché tu non lo sapevi che la mattina ti eri fatto il tampone e mandi il bambino a scuola. Abbiamo visto il caso del bambino che è andato a fare la Ischia, catechismo, certo, uguale. Quindi uguale. C'è dappertutto. Non si risparmia da nessuno. No, perché giustamente, tra virgolette, le mamme non ce la fanno più, giustamente, e non ci si è resi conto che si scherza con la vita degli altri, perché tu, è vero che questo nuovo non è troppo pericoloso, però se quello va a casa, il bambino che è venuto, tu hai mandato il figlio con la febbre a scuola, poi te lo vieni a prendere alle 10, poi risulta positivo, e quello è tornato a casa, l'altro compagno, c'è il nonno, quello il nonno si ha ricetta. Certo. È chiaro? Infatti noi perché tutti noi ci poi siamo... Poi intanto però devi tracciare la classe dove è stato il bambino, devi cominciare qua, a tornare poi la, ci sono la procedura. Tutte procedure che nessuno vuole capire, perché poi la cosa divertente... Che io devo dire, la dottoressa Coppola e l'ASL di Ischia sta lavorando benissimo, anche perché è un inferno continuo. Abbiamo visto. Perché tu avvisi le mamme con una nota scritta e quelle telefonano. Ma io devo fare per forza il tampone, sta scritto. Se non fai il tampone te lo devi tenere 15 giorni a casa. E torna solo dopo che il medico ti ha fatto il certificato. Ma il medico non me lo vuole fare il certificato. E allora domani mattina porta tuo figlio a fare il tampone all'ASL, uniformati alla procedura e non hai altre procedure. E ti rifaccio la domanda, è superficialità, mancanza di conoscenza, che cos'è? Dice vabbè, ma figurati se capita proprio a me. Come è superficialità. Superficialità. Sì. Io, almeno questo. Io, andiamo buona. Per non dire quella altro. Lì con la S. Perché io ho fatto una lettera a tutti i genitori
e pensavo di suscitare, sai, invece tutti quanti, ah, grazie. Quindi, come, non passi più per la sceriffa di Forlì? Può darsi che qualcuno non abbia capito. Gli va spiegato. Però chi non ha capito domanda, no? Scusami, fammi capire, che hai scritto qua? Allora, io ho scritto che se li devono tenere a casa. Ah, ecco. Ho detto senza dubbio che se la mattina un bambino alla scuola dell'infanzia entra con il mocio, con l'influenza, glielo faccio portare a casa. E chi sta lì a guardare? L'insegnante, l'inserviente, il personale ATA. Anche loro devono essere anche... E anche alla primaria, se arriva qualcuno così a casa, no, perché non se ne può più, noi non usciamo da questa situazione. Sì, li ho pregati, ho detto è un circolo che... Cioè, perché dobbiamo fare la roulette russa per vedere chi si spara? Perché diventa una roulette russa. E secondo te allo stato attuale, tornando a quella ipotesi di chiusura che avanzava la regione precauzionale almeno per 15 giorni... Allora, quella è stata una dichiarazione di Bonavitacola che non aveva assolutamente d'accordo il governatore, non lo sapeva nemmeno. Non l'ha ripetuta nemmeno. Ma poi De Luca non lo può fare, perché nel decreto legge c'è scritto che i presidenti di regione non chiudono le scuole, le chiudono i sindaci e i presidi. Pensa come siamo diventati importanti. Però, cioè, se chiudo De Luca non va bene, se chiudiamo lui va bene, tutto a posto. E veniamo alla parolina magica DAD. Potrebbe, ha risolto il problema? Potrebbe risolvere il problema? Allora, contrariamente a quello che hanno detto molti in televisione, che mi ha fatto arrabbiare proprio, io se avessi potuto, no? Intervenire direttamente dentro la televisione. Da televisione, ma io il video. Ho scritto pure a Rosina, che come si chiama? Canale 5. Ah. Ho detto, ma perché non mi invita a me? Ma fammi dire determinate cose. Nessuno si è posto il problema che gli insegnanti... Non solo, come diceva l'onorevole, gli insegnanti hanno pagato con i loro soldi internet. Nessuno ce l'ha chiesto. Quindi, scusate, ma come avete pavato? Tra l'altro, la cosa che mi chiedevano, no? I cellulari. Esuliamo per un attimo dal problema coronavirus. Mi dicevano, l'allerta meteo, oggi le scuole chiuse. Ma scusate, ma perché non facciamo la DAD? Non è uno strumento alternativo che potrebbe evitare di non recuperare, di interrompere il rapporto scolastico? È perché è uno che non sta con le mani in pasta. È la sciocchezza più grande che si può fare. La DAD non è l'aspirina, che comunque si pur non la tiene in domobiletto, non la può pigliare. Tanto per fare un esempio. Non è che tu alle 11 di sera esce il comunicato, noi non dormiamo più, non mangiamo più, alla sera non si capisce perché si deve, i risultati arrivano sempre all'11:30, mezzanotte mancano un quarto, e pretenderebbero via messaggio WhatsApp, sono la rappresentante, come non porta a me, non si manca la mamma rubambì, ho saputo che forse nella seconda di quell'altra classe c'è un bambino. Eh beh. E me? Che già fa? Cioè, io posso fare delle cose, ma non alle 11 meno un quarto di sera. Ci sta la mia vice, ma le vice di tutti, i presidi di tutti, siamo veramente stufi di questa situazione, ma veramente. Diciamo che è un po' perché voglio dire la vita, insomma. Io vorrei fare qualcosa, io stamattina ho organizzato per il 10, il 6 settembre i miei mercatini di Natale. Dicembre? Con 16 settembre, mi piaceva questa data. Ti chiedo scusa, 6 dicembre, ora, lunedì, con l'accensione dell'alba. Ma perché io voglio fare una questo tavola? Questo dove? A Forio? Io voglio fare invece a Maiuri faccio l'open day, festa di Natale, il 10. Ah, ecco. Io dovunque vado non posso non fare, anche perché poi sono gelosi, professore. Quindi devi comunque sdoppiarti. Comunque sdoppiare. Ma trovo i docenti... Non hai il dono dell'ubiquità di essere contemporaneamente in due posti Sì, purtroppo per colpo lo cellulare maledetto, che bello che non ce l'ho, non suona. L'ultimo collegamento che abbiamo avuto con Chiara Conte è stato via Skype per strada, col cellulare per strada, ed era proprio una cosa, non vi dico, da mal di testa.
da girare allora, proprio. Però viene bene, ci riesce, e io ho fatto sempre i complimenti ai miei docenti. Senti, ma queste scuole sull'isola Ischia come le avete sistemate? Di fronte a tutte le richieste e alle imposizioni che vi venivano, dei numeri di classe da dover rispettare, ma non ti dico quando, quando l'ASL ci ha chiesto i numeri di cellulare dei medici dei bambini, cioè ha detto, mo che facciamo la nuova iscrizione nel modulo, scriviamo pure il numero di telefono romiero, chi è il tuo pediatra? Beh, ma come posso sapere io queste notizie? Ma però facciamo più presto, ha già capito, ma io non posso, non glielo potrei nemmeno chiedere, quindi e poi ti do per la privacy a te un numero di telefono, indirizzo, vai con Dio, tutto illegale, tutto in piazza poi, ma anche quelli, e voglio chiarire, che pretendono, e chi mio collega l'ha fatto ha sbagliato. Mi sono spiegato? Le telecamere in classe non possono entrare. Mamma mia. Se un alunno sta a casa e qualche genitore pretende che il docente si gira il monitor e fa lezione a lui che sta a casa, la DAD indifferita, mentre il docente c'ha la classe davanti, pensa che essi sono che idea, no? E poi il computer fa lezione, non è legale. Mi sono spiegato perché si viene ad interrompere il rapporto creativo e fiduciario docente di classe e alunno rispetto all'alunno che sta a casa, che ha mamma, che ha nonna, con quello che passa l'aspirapolvere. Perché, questo poi... Cioè, con il ragazzino che mi è capitato, che stava nel bagno, perché mia sorella fa questo, mio fratello fa quello, mia mamma lavora in part work, io sono lo gabinetto. Diciamo che in una casa questo ha portato scompiglio quando c'era più di una persona, più di un ragazzo in età scolare. È stato terribile, per cui posso dire, è meglio a scuola. Cioè, 100.000 volte, però... Ma come ce li avete, mo, con il cappuccio addosso, con le finestre aperte? Come sono sistemati? Se teniamo ogni tanto, apriamo. Io, l'unica cosa che sono riuscita a fare come consigliere comunale a Forio, ho fatto il cappotto termico al Balzo Fior, Murillo in camera, quindi fa caldo. Senti, invece quell'aggeggio simpatico che ti sei inventata al Maiuri, di cui abbiamo fatto poi... Ma non solo al Maiuri. Non solo al Maiuri, anche a Forio. Allora, moltissime scuole d'Italia le hanno messi, moltissime le hanno messi negli ascensori, nei luoghi piccoli. Quello che produce piccoli. Quella lì. Ionizzanti. È una macchina che sanitifica. Sanifica l'ambiente? No, sanifica, sanitifica. È una cosa in più. Ma dà risultati? Certo. Scientificamente provati? Oggi si parla così. Allora, noi ci abbiamo tutti gli attestati, il 99% di risultati. No, ma dico anche all'atto pratico, ha dato i suoi. Allora, risultati. Io quando entro in un'aula piccola come questa, sento che con la finestra chiusa mi sembra che sia aperta. Ebbene, cioè, proprio una sensazione di aria fresca. Di aria fresca, ecco, di montagna. Di montagna addirittura. Sì. Però questo è importante. Noi che stiamo sul mare. Marco, insomma, è venuto, ha confermato, ancora, sì. Ha sentito la recensione. Sì, infatti, poi ho visto le immagini di tutto questo aggeggio che poi ha girato le varie. E tu dicevi anche la questione delle classi pollari, perché hai la necessità degli spazi. Allora, là, quindi... su questo hanno fatto schifo. Allora, se il ministro della pubblica istruzione avesse avuto il coraggio, perché ci voleva coraggio, di dire quante classi tieni tu, organico, tieni 25 alunni in un bugigattolo stretto. Fai due classi. Ti do la deroga, ne fai due da 12-13. Invece voi avete e il montepremi. E ci avessero dato il personale. Altra nota dolente. Che perché non voi avete dovuto dato. Combattere... Comunque con tutta sta... Io c'ho... Ma perché qualcuno si è posto il problema come faccio funzionare la Santa Caterina che ha un numero elevatissimo di alunni, non teniamo più laboratori scientifici, non teniamo più laboratori di quei... Non abbiamo quasi... Perché abbiamo...
E come ho dovuto fare per sdoppiare l'organico? Che ho creato due classi in più che non avevo. Sdoppiare l'organico, ricordatevi questa frase perché la riprendiamo da qui subito dopo questo spazio pubblicitario. Ritorniamo nelle scuole dell'isola di Ischia, di Forio, con Chiara Cotti, a tra poco. Riprendiamo quindi questa nostra piacevole chiacchierata, nonostante l'argomento, con Chiara Conti, dirigente scolastica o direttrice, come dir si voglia, per parlare con la lingua antica. E stiamo facendo il giro un attimo delle situazioni scolastiche, non soltanto sull'isola di Ischia, ma anche a Napoli, per quanto riguarda la problematica del coronavirus, come è stata fronteggiata e qual è la situazione attuale. Ovviamente sappiamo che siamo come sempre in diretta anche su Facebook, sappiamo anche che siete in tanti che ci state seguendo e anche commentando la nostra chiacchierata. Se avete delle istanze o delle domande che volete rivolgere in diretta, adesso sono le 7 di sera, quindi non nelle repliche, alla dottoressa Conti, potete farlo scrivendo e noi poi gliele riferiamo, e che siano ovviamente attinenti al mondo della scuola e alla situazione che stiamo vivendo. Non chiedeteci se domani si va a scuola, perché questo immagino che sia una cosa, per il momento non sono arrivate allerte meteo. Prima di mezzanotte non possiamo sapere. Non possiamo sapere. Su questo almeno siamo d'accordo. Dicevamo lo sdoppiamento delle classi, come siete riusciti a far fronte alle esigenze? Guarda, ti giuro, veramente molti di noi, non solo io, con quei pochissimi soldi che ci hanno dato post-Covid, questa invenzione che hanno fatto, mentre l'anno scorso erano tantissimi soldi, quest'anno ce ne hanno dato di meno. Ma se io ti dico che non ho aule piccole e gli alunni sono molti, tu mi devi dare i docenti, non ce li hanno dati, punto. Poi mettiamoci anche il discorso della nostra difficoltà di collegamento, perché la nostra insularità ci impone. Noi purtroppo stiamo combattendo moltissimo con il SIMI, che è un organismo per le isole minori, dove io ho fatto tante battaglie e dove stiamo portando avanti battaglie, devo dire la verità, con una rappresentante 5 Stelle che è in Commissione Cultura, che sta cercando di raccogliere delle cose, perché venire sull'isola è complicato. Però fanno le domande, allora dico non le fate, perché è complicato venire. Cioè, ma Forio che c'è il mare? Sì, c'è il mare. Allora tu, se non vuoi venire a lavorare sull'isola, non ci vieni, non fare la domanda. Stessa problematica l'hanno avuto tanti nostri concittadini isolani che sono andati invece in terraferma, disseminati su tutto il territorio nazionale, perché come dire, dei concorsi appositi e dedicati all'isola era impossibile farli. Perché il concorso solo per il sud non si può fare. Nemmeno, figuriamoci, per le isole. I posti stanno al nord. Certo, in tanti sono andati. In tanti sono andati. E bene hanno fatto, perché voglio dire, se stai qui a non fare nulla, è lì in una volta c'era il fatto del doppio punteggio. Sull'isola c'è ancora. C'è ancora? Chi viene o chi va? No. Serve solo per la domanda di trasferimento. Per la domanda di trasferimento. Però ci serve. Anche come supplente ti serve lavorare. Ai bidelli, no? Quindi quel personale ATA è comunque penalizzato. Penalizzato. Devo dire che il senatore Lauro, quando istituì all'epoca con la Moratti e poi subito dopo Fioroni lo tolse, c'erano tutta una serie, il punteggio valeva il doppio e serviva per la progressione di carriera, per diventare di ruolo. Noi abbiamo avuto in quel periodo fior di docenti che volevano venire sull'isola. Senti, e il rapporto con le istituzioni, abbiamo detto la regione, bene o male abbiamo capito che la regione è vicina alla questione molto scolastica. Però ecco, l'interfaccia, sì, d'accordo la Fortini, ma io credo che la tua interfaccia principale sia la francese, no? La dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Che è andata in pensione. Che è andata in pensione, adesso ha avuto il... E il ministero è così. Però fino all'altro ieri era lì. Non è stato nominato. Quindi è posto vacante. Sì, posto non vacante. C'è il dirigente dell'ufficio scolastico regionale. No, perché si stanno appiccicando a livello... Ma tu guarda, ma anche guarda questo. Un po' anche questo. Anche questo. E speriamo che sappiano scegliere. E adesso andiamo alla nota dolente. Perché con la francese siamo stati immagino, io l'ho vista qui diverse volte. Lei dell'isola era molto attenta, era molto, insomma, si è interessata tanto. Ovviamente con te stiamo parlando delle scuole
la primaria, cioè non stiamo andando oltre la scuola media, non stiamo riferendoci alle scuole superiori stasera, no, no, perché potremmo anche farlo, certo, voglio dire, che lo possiamo fare, conoscendo anche le difficoltà di spazi che hanno, l'alberghiero lamenta da tempo, c'è la vicenda del polifunzionale che non si chiarirà mai, perché la città metropolitana ha più volte annunciato me lo compro quel pezzo, ma intanto sono andati via, non e ancora non si è visto, ma se n'è andato, ma ancora ma non c'è niente. Non c'è perché la volontà politica non c'è. Questa adesso vediamo Manfredi come nuovo sindaco metropolitano se porterà avanti. Io mi auguro che in città metropolitana noi potremmo contare qualcosa. Dobbiamo vedere alle prossime elezioni che ci saranno inizio anno per rinnovare il consiglio metropolitano. Se i nostri consiglieri e sindaci ma si mettono se d'accordo. Lui non cambia il sistema inventato da De Magistris e credo che non abbia il tempo giuridico per farlo, non cambia niente. Certo. Perché un consigliere comunale di Napoli vale 700 voti. Io, consigliere comunale di Forio, che ho votato, il precedente 35 voti. Figurati. Quindi se pure tutta l'isola, tutti 35, uno. Non arriviamo a uno. Quella sì. E quindi non contiamo nulla. Niente, quindi, certo. Non contiamo nulla. Senti, però scendendo... Il vostro omologo immediatamente corrispondente da dirigenti scolastici è il sindaco sì. del comune in cui agite e lavorate. Quindi non voglio farti la domanda diretta perché conoscerei la risposta di quelli che sono i rapporti con il sindaco del Deo attualmente. Ottimi! Ottimi? Ottimi. Un po' come con Franco Reggine, che c'è stato un amore e odio nel tempo. Ad inizio un po' spinosi, poi vi siete chiariti. Il problema è molto semplice, non mi aspetto più niente. Sei disincantata proprio. Ormai le illusioni... Io mi rendo conto che quando tu vai da un sindaco e gli vai a chiedere 24 aule perché ti risolverebbe il problema, chi giustamente sa da solo sparà. Come abbiamo fa? Tentato... Pensa di locare i locali delle suore francesi, Aurora, eccetera, eccetera. Ci hanno dato una buca che non ti dico. Non ci hanno voluto dare i locali che stanno sopra ad aspettare le signorine vergini, anzi no vergini, ragazze madri che dovevano andare definite dalla Vitrano. Però dicevi comunque che hai un istituto comprensivo disseminato in 12 edifici, in 12 plessi. E beh, abbastanza, voglio dire, molto... È molto complicato perché non come ci abbiamo... Come fai a gestire 12 pezzi di con l'organizzazione, con l'organizzazione, come faccio a gestire 15 scuole dell'ambito, con l'organizzazione? Devo dire la verità, WhatsApp santo e benedetto. Tornando, ti ripeto, io comprendo che un sindaco, e questo vale per tutti, per un sindaco non è facile. Non è facile perché manca proprio la possibilità. Allora, pensa che loro adesso stanno presentando una serie di progetti regionali e per la ristrutturazione dei plessi abbiamo scoperto, notizia che ho dato a tutti i miei colleghi, che il Ministero si è svegliato la mattina, ha fatto un accordo con l'Ares, che è la società che si occupa dell'edilizia scolastica, dove noi dirigenti scolastici dobbiamo iscriverci, mettere tutti i piani di evacuazione, il DRUVR, il piano di valutazione dei rischi, lì dentro. Vabbè. Che peccato che non lo sapevamo. Allora, pure lo avreste fatto. Quindi, però, venendo a Ischia, abbiamo sotto gli occhi questa cosa del Rodari, che deve essere ricostruita, la realizzazione di questa scuola modulare provvisoria, che quindi consentirà di andare avanti con il percorso scolastico. Dal primo momento, il 24 agosto 17, nella riunione, tu c'eri lì fuori, sì. Nella riunione che facemmo convulsa subito dopo il terremoto, noi dirigenti scolastici dicemmo che eravamo perfettamente d'accordo con i moduli, certo. Mentre invece gli altri dissero no, noi non siamo d'accordo, non c'è niente di più definitivo del provvisorio. E invece stiamo meglio così. Perlomeno questi moduli, se
fossero stati dati, che avevano 10 anni di cose, i sindaci se li potevano pure scambiare a seconda delle occasioni, delle occorrenze, a seconda delle ristrutturazioni delle scuole che poi andavano fatte. Perché quindi, poi diciamolo, quant'è, rimanendo ad Ischia, la Scotti ha bisogno di lavori. L'ex liceo, attuale sede del Mennella, si è sempre detto lo dobbiamo buttare a terra e rifare. Il polifunzionale sembra... Ma tu secondo te, no? Giustamente, se tu vai in un'ottica generale, ma la regione, non è vero che non ce l'ha il programma, ce l'ha, ma sicuramente la regione con i fondi può postare determinate cifre. Ma tiene tutta la regione Campania, cioè ripeto, io non voglio vasto, giustificare quindi né i sindaci né nessuno, però mi rendo conto che tra dire e il fare, certo, e cioè anche per questo perché... io sono convinto che adesso bisogna ripuntare l'attenzione sulla città metropolitana, perché da lì può venire fuori qualcosa di interessante, così come era stato portato avanti fino ad oggi tenendo d'occhio la situazione polifunzionale, che consente di sbloccare l'ex liceo scientifico all'Arcameno, consente di dare un futuro migliore all'alberghiero, insomma ci sarebbe una turnazione, un circolo di... Io ti devo dire, l'alberghiero ha c'è bisogno. Sinoni che nella sua semplicità, ma con grande signorilità, ogni anno dice sempre: a me mancano 25 aule, sto sempre a fare i doppi turni, non ho mai chiesto più di tanto, però questa è la mia situazione attuale, lo dice ogni anno. E Marrazzo rispondeva, eccolo, stiamo risolvendo. Mi dispiace, con i 5 istituti superiori io sono contraria all'ampliamento dell'offerta formativa, perché noi abbiamo più o meno 400 alunni che si iscrivono ogni anno. Io ne ho parlato molto con Lucia Fortini. Qua ognuno tira la pezza dal suo lato, il nautico, quello di lì, quello di là, il molti corsi sono stati aggiunti un po' dappertutto. Sì, tutto sì, Cusarelli. Dove io ho detto, badate bene, ai ragazzi, ai miei ragazzi, e ho il coraggio di dirlo, non vi iscrivete in nuovi indirizzi che non siano consolidati, perché non arrivano al secondo, al terzo anno. Senti, abbiamo visto con l'agrario, no? Sì. Che era una cosa, una bella cosa quella, bellissima, e non ci arriva. In un territorio come il nostro, che ha bisogno di rifondare, rilanciare l'agricoltura. Ma non ci il problema di fondo è che i docenti non ci vengono. Questo è. E quindi c'è un disamore. Allora noi allarghiamo ancora di più l'offerta e impoveriamo quelle scuole importanti, che sono il liceo classico, l'istituto alberghiero, il nautico. Cioè, rimaniamo su quella linea di corsi storici. Sui corsi storici. Quelli consolidati. Ti ripeto, 400 alunni, ma dove devono andare? In Diteli tutta lì. Un po' di lato. Vindca, trend. Cioè, una parcellizzazione che poi non è sbagliata. Per me è sbagliata. Senti, riconducendoci sulla linea maestra e andando verso il traguardo, con invece l'assessore vice sindaco Filippone di Napoli, come stanno i rapporti? Maria mi ha ricevuto a 3 giorni che era stata, infatti avevo fatto un post per ringraziarla, ho fatto le foto delle scale di Napoli, del comune di Napoli, mi ha ricevuto e io appunto le ho parlato un po' di alcuni problemi molto... relativi soprattutto alla Maiuri. Relativi alla Maiuri, ma a Napoli in generale. Ho lavorato con lei per Ciro Corona, perché era nella mia lista e ci tenevo moltissimo che fosse aiutato ad avere i locali lì a Scampia, e stanno lavorando. Ci sono le buone nuove, sicuramente non possono fare tutto. Senti, telegraficamente ed in conclusione. Sì. Per l'isola d'Ischia, tornando alla questione Covid che si espande tra i più piccoli, il fatto del vaccino che sta per arrivare anche per loro, eccetera, che cosa prevedi, non avendo ovviamente nessuno di noi la palla di vetro, e che cosa consigli, cosa ti senti di suggerire attraverso le telecamere, i teleischia, ai telespettatori, ai papà e mamma che ti stanno ascoltando? Alle mamme io dico quello che ho scritto, di stare attente, specialmente per i piccoli. 2 giorni in più a casa possono migliorare una situazione generale,
Adesso è il momento che tutti i miei docenti stanno facendo la terza dose, ma tutti i docenti dell'isola, quindi c'è una grande attenzione. Noi vogliamo andare a scuola, vogliamo stare a scuola, vogliamo stare in presenza, però ci dovete aiutare non facendo feste di compleanno, non facendo assembramenti, perché i bambini se le tolgono le mascherine, da noi a scuola non se le levano, facciamo cambiare la mascherina, quindi facciamo tutta una serie di attività per... Che però possono venire vanificati se poi dopo all'esterno... Poi dopo a danza, infatti ho chiesto al sindaco di fare dei controlli, perché secondo me lui, i sindaci, li devono fare, e anche l'ASL, perché diciamo quelli possono essere puniti, c'è gente che cammina, che io ho visto che c'ha il Covid e cammina nel supermercato senza mascherina, come se niente fosse. E se tu ti permetti di dirgli qualcosa, succede come a quella poverina che ti mette la mascherina. E mi è capitato anche a me in treno di dire a uno ti devi tenere la mascherina coperta sul naso, punto. Allora, se noi tutti, cioè, prima di tutto ci vacciniamo, perché se andiamo a vedere i dati dello scorso anno, erano devastanti, quindi rispetto a questa nuova cosa, sembra che sia il finale di questa la nuova variante, eccetera, prendi i bambini, un poco di influenza e passa, però noi non sappiamo, io questo voglio dire, i futuri, a me qualcuno dice, ah tu ti sei fatto Pfizer, sì, allora... Il studio ne sono diventato tutto quanto scienziato, l'RNA incide sulla cosa. Sai che gli ho detto senti. Ma sicché la gente si addorma la sera e mora la mattina e si trova morto in dolietta, se qua uno fa l'incidente come il ragazzo, ti butto là. Ma tu veramente ti vuoi preoccupare se l'RNA può fare, eccetera, eccetera. Ma amici miei che stanno aspettando il trapianto di polmone dopo il Covid, 50 anni ne vogliamo parlare? Studenti, ragazzi sportivi, 44 anni, che camminano con l'ossigeno perché non ce la fanno. Certo. Chi le è sicuro il risultato? L'appuntamento? Sì, l'RNA non lo sappiamo, cioè, però... Tra l'altro io voglio chiudere, adesso me ne sono ricordato, ma ovviamente ciascuno di noi nella sua vita ha avuto... a che fare con situazioni che rasentavano il tragico e poi grazie a Dio siamo usciti fuori, anche familiari della dottoressa, quindi voglio dire ancora a maggiore valenza quello che lei dice, perché ha avuto familiari che hanno avuto difficoltà di altra natura, non di Covid, ma che comunque hanno superato e che chiaramente in questa circostanza forse capisce meglio, perché è sensibilmente colpita anche negli affetti, no? Quando tu sei in un ospedale come il San Raffaele e vedi il dolore così da vicino, così, no? E ti rendi conto che una scena indimenticabile, io avevo un cappello azzurro che avevo comprato, non metto quasi più, questa signora che era ricoverata a fianco a mia figlia me lo guardò e disse, bello, dopo un mese la signora è morta. Non c'è più. Tu ti rendi conto che il tutto, no? Assume una connotazione per cui gli perdoni... Molto relativa. Ai sindaci gli perdoni tutto. Salutiamo la tua figlia, se è in ascolto, se ci sta vedendo, così che può... le auguriamo a lei come a te con tutta la famiglia un sereno Natale, ci vediamo presto allora. Verrà, sarà, sta qui, viene mia nipote e mia figlia, vengono il 6 quando accendiamo l'albero. Allora signora nonna, buon Natale, ci vediamo sicuramente, speriamo che prima di allora non debba intervenire Marco Altore a venirti a trovare prima di noi al Maiuri a Napoli. È il 10 e dopo. Ah, ecco. Eravamo anche un po' gelosi. Sicuramente di Maria Filippone verrà, forse anche il sindaco, ora vediamo. Allora facci sapere che vi faccio sapere. Marco Altore lo mandiamo sicuramente. Vi faccio sapere che Marco ormai questo rapporto telefonico è abituato.
Basti dire che per invitarla a Ischia abbiamo chiesto a Marco di invitarla, quindi ho detto tutto. Allora, a proposito della Filippone, perché te l'ho annunciata? Perché Marco stamattina è andata al comune, a Palazzo San Giacomo, e l'ha intervistata. Una grande dirigente, Manfredi non poteva scegliere di meglio. Hai fatto una squadra di tecnici veramente eccezionale. Eccezionale. Non voglio essere di parte, uno migliore dell'altro. Perfetto. Allora, ascoltiamoci quindi in coda a questa nostra chiacchierata l'assessore e vice sindaco di Napoli, Maria Filippone. Grazie a Chiara Conti di essere stata con noi, e noi ci rivediamo settimana prossima per continuare le nostre chiacchierate verso il Natale. Arrivederci e la Filippone. Assessore, nella regione Campania abbiamo oltre 120 classi in DAD e nella sola città di Napoli, quindi territorio ASL Napoli 1 Centro, oltre 150 studenti in quarantena. Com'è secondo lei questo bilancio? C'è già da preoccuparsi? Noi dobbiamo essere prudenti, noi tutti, ma in modo particolare chi come me, sia pur da poco più di un mese, ha responsabilità di tipo pubblico e istituzionale. Certo, io sono preoccupata per la, soprattutto per la fascia d'età più delicata, che è quella che sembra essere in questo momento più colpita, cioè la fascia 5-11 anni, che è la fascia della scuola primaria. Ovviamente perché si tratta di una fascia d'età che non ha finora potuto accedere al vaccino. Forse tra una settimana, credo di aver capito che sarà possibile per questa area piuttosto anche significativa della nostra popolazione accedere al vaccino, può darsi che le cose possano migliorare. L'argine il vaccino lo sta facendo soprattutto nella seconda di secondo grado, perché lì abbiamo ovviamente una popolazione che ha già eseguito la protezione vaccinale. Lei ha citato i vaccini per i più piccoli, EPA ed AIFA hanno già dato l'ok, si potrebbe partire già dal 3 dicembre, quindi anche dal Comune di Napoli c'è un invito al vaccino anche per i più piccoli. Io credo che non ci debbano proprio essere dubbi sulla necessità, no? Sulla opportunità, sulla necessità di ricorrere a questa che al momento è l'unica arma efficace che abbiamo nei confronti del Covid-19. Perché il Covid c'è, continua a circolare, costituisce un grave rischio per la vita delle persone. E le dico un'altra cosa, io credo che l'esperienza di circa 2 anni, 18 mesi di clausura, di segregazione, l'abbia pagata in modo particolare la scuola, e quindi nella fattispecie i ragazzi, gli adolescenti, i bambini, i piccoli, che ovviamente hanno perduto un tempo che non è più recuperabile, purtroppo è così. E devo dire, meno male che almeno per i ragazzini della fascia 6-18 anni ci sia stata in quei mesi la DAD. La DAD in qualche modo ha rappresentato un collegamento, una continuità, chiaramente in una fase di piena emergenza. Lei diceva il Covid c'è, e lo dimostra anche la nuova variante Omicron, che è già presente in alcune scuole del territorio regionale. In una recente mia intervista al Bono, anche lì puntavano l'attenzione sulle scuole, perché i bambini a scuola potrebbero prendere il Covid e portarlo a casa, ma anche viceversa da genitori spesso ancora non vaccinati. Sì, sì, è giusta questa analisi. Diciamo, la preoccupazione sicuramente io penso che sia riferibile a due aspetti. Una fetta ancora troppo vasta della popolazione che non ha fatto accesso nemmeno alla prima dose di vaccino, e quello è un dato effettivamente preoccupante. Le varianti, in modo particolare questa variante Omicron, di cui però diciamo noi stiamo ancora attendendo ulteriori approfondimenti e studi, e meno male, voglio dire, che il mondo della ricerca internazionale sta dando io direi dei segnali straordinari, non soltanto di
capacità di indagine, di studio, di ricerca, di rapidità della ricerca, ma anche sta dando secondo me un altro risultato significativo, cioè la capacità che il mondo della scienza ha di una comunicazione che travalica i confini nazionali. C'è una comunità scientifica internazionale della quale noi dobbiamo fidarci. Quindi io, come tutti, sto aspettando di sapere, di avere la certezza dagli scienziati che i vaccini non siano, come si dice, forati, travalicati dalla variante Omicron. E per quanto riguarda i vaccini, fortunatamente in questi giorni si sta avendo un'adesione massiccia, sì. Qui a Napoli non solo, si iniziano a vedere le file fuori gli hub, è un buon segnale. Del resto in Italia siamo tutti aperti, in altri paesi no, un motivo ci sarà. Lei ha citato la DAD, la regione, sì. Campania inizialmente aveva chiesto la DAD dall'8 dicembre, poi sembra aver fatto marcia indietro, ma il comune di Napoli sarebbe d'accordo? Guardi, io dico una cosa di buon senso. Fin tanto che la pandemia, insomma la virulenza del contagio, non raggiunge i limiti che purtroppo ha raggiunto nei periodi precedenti, noi le scuole le continuiamo a tenere aperte. L'obiettivo è quello della normalità. Mi pare evidente che se dovessimo trovarci di fronte a una recrudescenza grave del fenomeno, a quel punto le misure di restrizione sarebbero adottate naturalmente a livello nazionale, e se si dovesse anche dare l'indicazione di chiudere le scuole per un certo periodo, io penso che noi lo dobbiamo fare nel nome della salute pubblica, che viene prima di ogni altra garanzia costituzionale. Indicazione le intende dalla regione o dal governo? No, in primo luogo dal governo, perché è da lì che diciamo si procede, si danno le indicazioni. Così è accaduto nelle altre circostanze in cui noi siamo andati in lockdown, è una parola che non mi piace tanto, comunque la usiamo lo stesso. Ricordo bene che ci sono stati dei provvedimenti, come dire, estensivi adottati da alcune regioni, tra cui anche Regione Campania. Io non sono uno specialista, non sono un medico, in questo momento mi trovo a fare l'amministratore locale, ma sono soprattutto un cittadino. Io credo che i provvedimenti restrittivi, soprattutto in una regione come quella nostra, come la Campania, molto popolosa, con una densità per fortuna ancora alta, nonostante la denatalità di giovani, le misure restrittive abbiano salvato la vita delle persone. Lei è un amministratore pubblico e sa che la chiarezza è importante. Il governo negli ultimi giorni ha fatto un po' di confusione per quanto riguarda la DAD, se farla o no, e gli studenti in isolamento o no. Ha fatto poi marcia indietro. Sì. Che messaggio dà lei ai suoi studenti e alle famiglie? Io non posso che dire quanto sto per dirle. L'emergenza pandemica credo che sia un'esperienza per tutti noi sconosciuta, e il margine d'errore è, come dire, c'è. Con questo non voglio dire dobbiamo essere buoni, io dico dobbiamo essere oggettivi. E bisogna anche tenere conto di un dato, che le decisioni che vengono prese a livello politico, soprattutto a livello centrale, sono decisioni che incidono fortemente sulla vita delle persone. Quindi non vorrei parlare soltanto di margine d'errore, ma vorrei parlare anche di ripensamento. Diciamo, mi rendo conto che i numeri, le statistiche, gli argomenti ogni giorno cambiano. Il mostro con il quale noi dobbiamo combattere è il Covid, e il Covid non ha comportamenti sempre vedibili, quindi l'imprevedibilità di una pandemia ovviamente può determinare anche l'assunzione semmai di decisioni che possono andare bene per un periodo breve e poi possono essere modificate in corso d'opera.
Certo, mi rendo conto che incidere, deliberazioni che incidono sulla vita dei ragazzi, dei bambini, delle famiglie, ha un impatto molto significativo, ovviamente, sulla vita delle persone. Quindi mi rendo conto che le reazioni siano state di sgomento rispetto a un provvedimento prima assunto e poi negato il giorno dopo. Però, insomma, può accadere. Assessore, chiudiamo sempre sul tema DAD. Nelle ultime settimane sono state chiuse le scuole non per il Covid ma per maltempo nella provincia di Napoli e non solo, anche il comune di Napoli ha adottato un provvedimento simile. Ma sarebbe pensabile fare la DAD anche quando le scuole sono chiuse per maltempo? Guardi, questa è una domanda complessa. Molto. Facciamo così, provo a darle qualche risposta e poi vediamo se riusciamo ad arrivare poi alla risposta alla sua domanda, che è stata molto precisa e molto diretta. La questione dell'allerta meteo è una questione seria che prevede oltretutto competenze diverse regolamentate dalle attuali norme. La responsabilità della chiusura o dell'apertura di parchi, cimiteri, scuole, eccetera, è in capo ai sindaci, i quali però costituiscono, come dire, rappresentano il punto finale di un processo ovviamente che viene innescato dall'allerta meteo nazionale, dagli allerta meteo nazionale e regionali. Si tratta però di allerte che fanno riferimento a dati previsionali. La parola previsione lascia intendere che si tratta di dati che vengono forniti sulla scorta chiaramente di scienza, tecnologia, esperti, eccetera, eccetera, ma sono previsioni. Le previsioni quindi possono essere anche smentite dai fatti, cioè voglio dire, c'è una labilità nella previsione meteorologica, come dire, significativa. Vuole che le dica che oggi io qui dal balcone di questo ufficio vedo il sole, vedo un mare agitatissimo, ma vedo il sole, e al momento condizioni meteorologiche gravissime non mi sembra che la nostra città stia vivendo. Eppure noi ieri abbiamo deciso, molto, devo dire la verità, molto soffertamente, di tenere chiuse le scuole. Le ragioni quali sono? Le scuole si chiudono non per l'allerta meteo, ma per le conseguenze che i fenomeni di natura meteorologica possono avere impattando sulle città. Le città, parliamo della città di Napoli. La città di Napoli è una città ad alto rischio idrogeologico, è una città poco mantenuta negli anni. Interventi seri, significativi, di sistemazione del verde urbano, delle strade, delle fogne, non ci sono stati, o se ci sono stati episodici. Quindi è chiaro che la decisione del sindaco di chiudere le scuole, o di chiudere i parchi, o di chiudere i cimiteri, è riferita, ripeto, alle condizioni oggettive in cui la nostra città versa. E purtroppo non è la sola, perché non è solo a Napoli che questo accade. La sua domanda sarebbe possibile, me la ripeta un attimo? Sarebbe possibile utilizzare questo nuovo strumento della DAD usato quando durante il Covid se c'è l'allerta meteo? Io ribalterei questa domanda nella direzione nella quale sto cercando di andare. Io vorrei prevenire i danni dell'allerta meteo. E per fare questo chiaramente ci vuole tempo. Però un comune, diciamo un'amministrazione comunale, io penso che sia venuto ormai il momento di cominciare a programmare e pianificare gli interventi, a non lasciare, diciamo, l'intervento alla emergenza momentanea. Chiaramente per fare questa operazione ci vuole tempo. Quindi fin tanto che
riuscire a mettere in campo azioni programmate, sistemiche di manutenzione della città, dagli edifici pubblici alle strade, agli acquedotti, alle fogne, al verde delle scuole. Ce n'è tanto di verde a Napoli, ma manca un'anagrafe arborea, per esempio. Dico, fin tanto che questo accade, allora bisogna porre, tamponare e ricorrere a qualche rimedio, come la chiusura delle scuole, per esempio, ma anche come la DAD, perché no? Le scuole si sono attrezzate, noi lo sappiamo benissimo, tutte le scuole di ogni grado, anche le scuole dei piccoli, cioè le scuole, mi riferisco chiaramente a scuola primaria, anche lì, anzi ci tengo a dire che la scuola primaria in Italia forse è il segmento più avanzato dal punto di vista sia dell'offerta formativa, sia della capacità, diciamo così, di innovazione educativa parte delle maestre, sia dal punto di vista organizzativo. Quindi voglio dire, alla DAD si potrebbe ricorrere, potrebbe essere uno strumento, e io so in alcuni casi già in alcune scuole si fa ricorso alla DAD, sia quando le scuole vengono chiuse dall'amministrazione locale, ma anche si fa ricorso alla DAD, ed è secondo me un dato molto significativo, quando ci sono ragazzi in difficoltà, quindi che rimangono a casa perché hanno problemi di salute. E così si risponde ad un'esigenza, secondo me, a cui la scuola non deve mai rinunciare, che è quello di includere tutti, i più deboli in modo particolare. Grazie.